Il caporale è marocchino e l'imprenditore sfruttatore è di Belpasso. Dopo il rapporto dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, l'uomo di 42 anni, titolare di un'azienda agricola, è stato posto agli arresti domiciliari per sfruttamento del lavoro e violata sicurezza sui luoghi di lavoro. Le vittime erano quattro marocchini, uno di loro ha denunciato, gestiti da un connazionale residente a Paternò. Mario e Domenico Ciancio rinviati a giudizio. A processo per bancarotta fraudolenta gli ex editori della Gazzetta del Mezzogiorno. Secondo l'accusa, Mario Ciancio, 91 anni, il figlio Domenico, 48, l'ex direttore generale Franco Capparelli avrebbero causato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società Edil Sud Spa, dichiarato il 15 giugno del 2020. Il Liotro diventerà una costruzione Lego. Il progetto virtuale, elaborato dall'ingegnere informatico Giovanni Mirulla, deve superare i 10.000 like. Il traguardo sarà sicuramente raggiunto. La fontana dell'elefante, realizzata in miniatura con i classici mattoncini, sarà un gadget turistico internazionale. Basta entrare sul sito della Lego, sulla quale è presente il progetto Liotru, e cliccare il pulsante supporto. Basta creare un account con Facebook, Google, ormai ce l'abbiamo tutti, e automaticamente si aggiunge il proprio voto al progetto. Torna la prima domenica del mese al museo. Domenica 5 marzo, ingressi a tariffa ridotta nei siti culturali del comune per ampliare la platea dei visitatori e favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e monumentale. Tra questi siti aperti il Castello Ursino, la Casa di Vincenzo Bellini, il Museo Emilio Greco e il percorso di gronda della Chiesa di San Nicolò l'Arena. In 650 a Sant'Agata di Militello, la questura di Messina ha autorizzato la trasferta dei tifosi rossazzurri domenica allo stadio, che così potranno accedere in numero consistente al Fresina. Il Catania di Giovanni Ferraro è reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Paternò. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash lunedì alle 20.30.